Abbiamo imparato come gli ospedali siano luoghi in cui si tocca con mano la sofferenza, ma sono anche i luoghi in cui la sofferenza è accompagnata dalla speranza, dalla fiducia e dalla fede. E quindi con piacere torniamo in questo mondo, nel mondo di Casa Sollievo, in questo speciale Venerdì Santo, e lo facciamo con chi nell'opera di Padre Pio ci vive e ci lavora quotidianamente. Intanto diamo il benvenuto a Padre Franco Moscone, con noi in studio, presidente di Casa Sollievo, vescovo della nostra diocesi. Benvenuto, buongiorno e grazie. Grazie, grazie a tutti voi e a questo servizio, insomma, che ci aiuta. Noi abbiamo iniziato all'inizio di questa stagione televisiva questo percorso di vite in corsia, in cui abbiamo raccontato davvero le tante storie che nascono in Casa Sollievo, e abbiamo sempre trovato un minimo comune denominatore a tutte le storie, che certamente è quello della sofferenza, della malattia, però abbiamo capito come anche la forza della speranza e della preghiera siano fondamentali in questi luoghi di cura, e ovviamente l'opera di Padre Pio ne è testimone d'eccellenza. La prima medicina che va somministrata, credo, in un ospedale, in modo particolare in un tipo di ospedale come quello voluto, pensato e fatto nascere da Padre Pio da Pietrelcina, è proprio la medicina della speranza, la fiducia, insomma, che non si è abbandonati nel dolore e nella sofferenza, ma dal dolore e dalla sofferenza si è sollevati. Ecco perché la chiamata Casa Sollievo della sofferenza, dove la sofferenza è il termine di riferimento, è il motivo per cui è stato costruito l'ospedale e viene portato avanti, ma perché esiste la sofferenza, soprattutto in questo caso la sofferenza fisica, ma non è la parola definitiva. Ecco, la sofferenza non può avere la meglio, ma può essere vinta, può essere sollevata, può trovare sollievo e speranza. Quindi sono istituzioni che inoculano, direi, come prima medicina proprio la forza della speranza, che permette poi alle altre medicine, alla scienza medica, di poter operare con più efficacia e dare le risposte necessarie e che la scienza e la tecnologia di questo momento mette a disposizione, e che senza dubbio sono in crescita. Ecco, tutto questo è fatto dentro l'alveo dell'amore. Ecco, Padre Pio diceva che bisogna portare l'amore al letto dell'ammalato, e la casa è l'ambiente dove si sente il calore dell'amore. L'averla chiamata casa e non ospedale, sotto questo aspetto, è significativo ed è propulsivo, ecco, per il futuro di un'istituzione come la sua opera. Oggi cercheremo anche di capire quali sono i tanti e diversi modi di essere accanto a chi soffre, proprio con testimonianze dirette di chi appunto opera in Casa Sollievo. Però parleremo anche, Padre Franco, ribalteremo un po' anche la prospettiva, parleremo anche del dolore non solo degli ammalati, ma anche dei tanti operatori sanitari che abbiamo toccato con mano. È quello che si chiama il burnout, no? Esatto. Quando uno è dentro la situazione, la vive e se ne fa carico. Sotto un certo aspetto è impensabile che chi vive ogni giorno con il dolore e la sofferenza non ne venga direttamente toccato, anche dal punto di vista psichico e dal punto di vista spirituale. È successo a Gesù, oggi è il Venerdì Santo, ecco, è il burnout della sofferenza di Dio che ha assunto su di sé fino alla fine. Quindi questo capita ovviamente a chi ci opera dentro, bisogna saperlo vivere, bisogna saperlo portare e portare la croce e fare in modo che questa situazione sia una situazione di salvezza e di sollievo, non solo per gli ammalati che si curano, ma anche per gli operatori, per coloro che dedicano la loro vita e la propria professione, si sono formati, hanno studiato, ecco, per questa finalità, per curare l'ammalato. È importante parlare di questo, perché li abbiamo chiamati eroi durante questi anni terribili della pandemia, però a volte poi il loro lavoro rischia di essere dimenticato, quindi ci terremo a sottolineare anche questo aspetto nel corso di questa puntata. Ovviamente a Casa Sollievo l'eredità spirituale di San Pio è grande, allora noi vogliamo anche capire qual era l'idea di Padre Pio, che conosciamo tutti, però qual era anche il suo approccio
verso l'ammalato. Lo facciamo con questo aneddoto che ci venne raccontato da Sor Cristina Pievani, che ritroveremo più avanti, che davvero ci racconta tanto della tenerezza e dell'attenzione di Padre Pio verso gli ammalati. Ascoltiamolo insieme. Me l'ha raccontato Sor Maria Rosaria Scolamacchia. E lei era agli inizi, era anche gli inizi della casa, e Padre Pio, finché ha potuto camminare, dicono che veniva quasi quotidianamente a fare un giro per la casa, soprattutto per i bambini, ma anche nei reparti degli adulti. E lei era nel reparto degli adulti, stava distribuendo il cibo nelle scodelle, come si usava all'epoca, e c'era questo vecchietto che piangeva, perché a casa era abituato a mangiare nel piatto unico con tutti gli altri, e viveva questo avere la propria scodella come un isolamento. E lui diceva: io mica sono infetto, che devo starmene, e piangeva. Però la suora non sapeva come. Padre Pio, passando, è andato a parlare con questo signore, e poi viene dalla suora e gli dice: guarda che quel malato là sta piangendo. E lei gli dice: sì, lo so padre, ma io cosa posso fare? Mica posso fare il piatto grande con gli altri ammalati, non ce l'ho neanche il piatto grande. E Padre Pio dice: ah sì, 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 sì. E se n'è andato. E dopo qualche ora è arrivato un frate dal convento con un piatto grande da usare per dare da mangiare a questo signore. Questo è un episodio davvero tenero, che ci fa capire anche che l'attenzione è fatta anche di piccoli gesti, no? A volte siamo, come dire, presi magari dalla... L'attenzione è fatta essenzialmente di gestualità e di sguardi e di ascolto. Ecco, credo che l'aneddoto che abbiamo appena sentito di Padre Pio metta insieme tutte e tre queste forme di attenzione. L'essersi accorto, visto, quindi l'ammalato nella situazione non solo di sofferenza fisica, ma in questo caso di una sofferenza psicologica, di non sentirsi solo e abbandonato. L'averlo ascoltato, aver interloquito con lui, ecco, cercando di capire qual era il motivo di questa situazione esterna di disagio, e aver trovato gestualmente praticamente una soluzione. Ecco, le attenzioni credo abbiano sempre queste tre caratteristiche: ci coinvolgono come ascolto, come vista e poi soprattutto come gesto pratico e di vicinanza e di soluzione, anche creativo. Esatto. E a volte sono piccole cose, ma sono creative. E il personale, ovviamente tutto di Casa Sollievo, lei più volte ha anche richiamato l'importanza del personale di essere testimoni di carità, di prendere questa importante eredità spirituale lasciata da San Pio, perché ovviamente lavorare in Casa Sollievo deve avere il suo valore aggiunto, deve avere la sua missione. Certo. Ben chiara. E adesso noi andiamo proprio a collegarci con Casa Sollievo e diamo il benvenuto, il buongiorno a Michele Giuliani, direttore generale di Casa Sollievo. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, chiedo intanto alla regia di alzarci leggermente l'audio del collegamento, così riusciamo a sentirlo meglio. Allora, dottor Giuliani, noi abbiamo visto, non so se lei era già collegato e ha potuto ascoltare, esatto, questo piccolo episodio di Padre Pio, che ci racconta davvero l'attenzione e l'ascolto, come giustamente sottolineava Padre Franco, all'ammalato. E stiamo parlando anche di quanto il personale di Casa Sollievo sia chiamato ad essere testimone di carità. Assolutamente sì, sicuramente il personale di Casa Sollievo, ma il personale di un ospedale deve essere molto preparato dal punto di vista professionale. La caratteristica invece degli operatori della casa è quella di essere anche attenti osservatori e bravi a valutare anche il contesto sociale dello stesso ammalato, quindi il prendersi cura vuol dire mettere il paziente assolutamente a suo agio all'interno di una struttura ospedaliera che non è casa sua. Il Casa Sollievo della Sofferenza è un ospedale che mette proprio la casa al centro dell'attenzione, quindi è proprio questa diversa o addirittura olistica apporto all'ammalato che rende la degenza in Casa Sollievo della Sofferenza diversa da altre strutture.
Allora, direttore, normalmente medicina, scienza, non siamo abituati ad accostarli alla fede, alla preghiera, mentre sappiamo che in Casa Sollievo entrano fortemente in comunione. In che modo, si tengono e si riescono a tenere insieme questi elementi che apparentemente sembrerebbero distanti? Sì, infatti soltanto diciamo, un approccio superficiale ci può far credere che questi temi, questi elementi, queste modalità siano addirittura contrastanti tra di loro, ma nel momento in cui mettiamo al centro il paziente, quando tutti si muovono con l'unica finalità di fornire le migliori cure al paziente, i tre aspetti di medicina, scienza e fede si fondono e quindi raggiungono l'obiettivo. Sicuramente la medicina e la scienza sono gli strumenti per curare bene un ammalato che si rivolge a una struttura ospedaliera, ma poi dalla fede arriva la spinta anche nei momenti di difficoltà, sia per il paziente che l'operatore, perché la medicina non ha sempre tutti gli strumenti per curare tutte le patologie. Allora dalla fede viene quel moto interiore che ci porta a spingerci oltre, a osare e a cercare le cure lì dove le cure non ci sono. Avete certamente una bella responsabilità voi in Casa Sollievo e sono passati da Casa Sollievo i papi di questo tempo, Papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto, Papa Francesco. Allora vogliamo oggi, anche attraverso degli stralci di quelli che furono i loro discorsi in occasione delle visite fatte proprio a Casa Sollievo, riascoltare appunto i suggerimenti e tutto quello che, insomma, i messaggi che hanno lasciato, ecco, queste visite importanti. Allora, iniziamo proprio con Giovanni Paolo II, ascoltiamo un breve stralcio del suo discorso proprio al pronao di Casa Sollievo. L'aspetto essenziale del grande disegno del Padre Pio era ed è che la regenza in questa casa deve poter costituire sì una cura del corpo, ma anche una vera e propria educazione all'amore inteso come accettazione cristiana del dolore. E ciò deve poter avvenire soprattutto grazie alla testimonianza di carità offerta dal personale medico, paramedico e sacerdotale che assiste e cura i malati. In ogni ammalato, diceva Padre Pio, vi è Gesù che soffre. L'amore come accettazione del dolore, anche questo è, diciamo, un compito, no? Di chi è Certo, accanto agli ammalati. mi colpisce lo stralcio che abbiamo appena sentito del discorso di Giovanni Paolo II qui di fronte al pronao di Casa Sollievo, mi pare nell'87 se Intanto non chiedo, sbaglio. scusi Padre Franco se la interrompo, chiedo alla regia di tenerci ancora in collegamento il direttore generale, ecco, così riusciamo, ecco, ad ascoltare tutti. Quello che mi colpisce della parola del Santo Padre Giovanni Paolo II è che parla non indirettamente, perché lui è il primo Papa che anche dal punto di vista mediatico è stato visto all'ospedale, che ha vissuto un lungo percorso del suo pontificato dentro un ospedale, che è il Gemelli di Roma. Ovviamente incominciando dopo l'attentato del 13 maggio del 1981, un percorso lungo. Quindi credo che le sue parole non siano solo le parole così del Papa che deve portare un annuncio e uno stimolo, ma siano anche una testimonianza concreta vissuta sulla sua pelle. Quindi hanno un doppio significato, di un missionario, ma anche di un testimone che ha vissuto concretamente quello che sta dicendo e che quello che sta dicendo è la sua vita e l'ha provato concretamente. Ora,
a Casa Sollievo della Sofferenza, penso per desiderio, per il pensiero creativo, il pensiero creativo fa, costruisce, di Padre Pio è sempre stato la motivazione di base di quest'opera, insomma essere un annuncio che il dolore, la sofferenza si accoglie, è accolta e curata, ma nello stesso tempo anche che acquista un significato e diventa, tra virgolette, un martirio di testimonianza cristiana. Ora, a testimonianza anche di come nel dolore si possa ritrovare e trovare la gioia e possa nascere l'amore, torniamo indietro di qualche giorno, direttore, quando a Casa Sollievo è nata la prima bambina ucraina profuga qui in Puglia, ed è stato quello un giorno in cui davvero dal dolore si è per un attimo, dal dolore, dallo strazio di questa terribile guerra, è nato, è venuto fuori un messaggio di vita e di speranza, no? Sì, diciamo la nascita di Nicole, che è questa bambina figlia di genitori ucraini, è stato un momento di ritorno alla vita, lì dove la vita per tanti è stata interrotta o è stata stravolta da fatti cruenti e terribili, imprevedibili anche per certi versi. E quindi è una storia bella, perché è collegata comunque questa nuova vita a una storia di Casa Sollievo di circa 30 anni fa, perché Oksana, la mamma della bambina, arriva qui perché tanti anni fa, appunto circa 30 anni fa, nel 91, ospitammo in Casa Sollievo della Sofferenza, ma in tante comunità anche di Capitanata, i bambini di Chernobyl, che venivano da un momento terribile post crisi nucleare di quella centrale lì, e quindi questi bambini venivano da noi e poi passavano un po' del periodo estivo, e noi ci siamo preoccupati allora di portarli in giro, di portarli al mare, quindi ci prendemmo cura di questi bambini. Ora Oksana è la moglie di uno di quei bambini, che poi è diventato adulto ed era svolge la professione di avvocato, e la famiglia che ospitò Andrei, quel bambino del 91, si è messa immediatamente in contatto dal subappennino con l'Ucraina per chiedere ad Oksana, sapendo dello stato interessante in cui era Oksana, di venire a partorire a San Giovanni Rotondo, e quindi con un viaggio avventuroso fatto di macchina, di confini, di controlli, di tante ore, veramente tante ore di macchina, poi dalla Polonia riescono ad arrivare qui da noi. E diciamo, il momento incredibile, perché la bimba è nata prematura, Suor Loreta si è preoccupata di recuperare probabilmente da addobbi dei presepi di reparto proprio quei colori della bandiera ucraina. È quello che stiamo vedendo proprio adesso nelle immagini che stavano mandando in onda dalla nostra regia. Davvero un gesto tenerissimo, queste stoffe prese proprio sul momento dalle suore, recuperate tra i vari addobbi che normalmente vengono fatti a Casa Sollievo. Questi colori ucraini che vanno a avvolgere questa nuova vita, insomma, ci danno questo segno di speranza, e con l'augurio e l'auspicio di tutti che questa guerra incredibile, inconcepibile, assolutamente ingiustificata possa cessare al più presto. Noi la ringraziamo, direttore, per essere stato con noi in questa diretta. Auguriamo a lei e per suo tramite a tutto il personale di Casa Sollievo un buon lavoro e una buona Pasqua. Grazie e auguri a tutti per la Santa Pasqua. Grazie. La saluta anche Padre Franco, che è qui in studio, e ovviamente voi vi vedete comunque quasi quotidianamente. Allora, andiamo avanti, Padre Franco, sempre parlando di papi e dei discorsi dei papi in Casa Sollievo della Sofferenza, ascoltando questa volta le parole di Benedetto XVI. Ascoltiamole insieme. Si entra in un luogo di cura, il pensiero va naturalmente al mistero della malattia e del dolore, alla speranza della guarigione e al valore inestimabile della salute,
di cui ci si rende conto spesso soltanto allorché essa viene a mancare. Negli ospedali si tocca con mano la preziosità della nostra esistenza, ma anche la sua fragilità. Seguendo l'esempio di Gesù, che percorreva tutta la Galilea, curando ogni sorta di malattie ed infermità nel popolo, la Chiesa fin dalle sue origini, mossa dallo Spirito Santo, ha considerato un proprio dovere e privilegio stare accanto a chi soffre, coltivando un'attenzione preferenziale per i malati. La malattia, che si manifesta in tante forme e colpisce in modi diversi, suscita inquietanti domande. Perché soffriamo? Può ritenersi positiva l'esperienza del dolore? Chi ci può liberare dalla sofferenza e dalla morte? Interrogativi esistenziali che restano umanamente il più delle volte senza risposta, dato che il soffrire costituisce un enigma imperscrutabile alla ragione. E queste le parole di Benedetto XVI, sempre pronunciate in occasione della sua visita a Casa Sollievo della Sofferenza. Negli ospedali si tocca con mano la preziosità e la fragilità della vita umana, e ovviamente chi più di tutti è in prima linea ed è, come dire, testimone di questo è il personale sanitario, tutto, gli operatori sanitari. E allora con piacere abbiamo oggi anche la testimonianza proprio di un medico di Casa Sollievo della Sofferenza, in collegamento sempre da Casa Sollievo ci ritorniamo, il dottor Cristiano Carbonelli, responsabile di pneumologia. Benvenuto, dottor Carbonelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito. Allora, in studio con me anche padre Franco, il presidente di Casa Sollievo. Io non so se voi riuscite a vedere lo studio, ma immagino di sì, almeno siamo tutti in sintonia e tutti collegati. Allora, dottor Carbonelli, noi abbiamo aperto questa puntata con padre Franco anche sottolineando di come, quando parliamo di dolore negli ospedali, comunemente, giustamente, pensiamo al dolore ovviamente degli ammalati e di chi soffre, però c'è anche il dolore di chi è chiamato a prendersi cura degli ammalati e quindi di tutto il personale sanitario, dolore che voi ancora di più in questi 2 anni di pandemia avete portato sulla vostra pelle. Allora le vorrei subito chiedere come si fa a gestire anche il dolore degli altri e poi anche il proprio. Non è semplice, insomma, la missione del medico è quella di immedesimarsi nel dolore del paziente per poterlo comprendere appieno, per poterne derivare degli elementi razionali di analisi, di diagnosi, ma il dolore del corpo deve essere compreso anche attraverso le modalità attraverso cui il paziente stesso le esprime, modalità che sono diverse per estrazione culturale, per atteggiamento, per carattere, e di tutte queste espressioni il medico deve essere custode, deve essere custode, deve essere capace di intenderle, di interpretarle, di portare a compimento quello che è il progetto che il paziente desidera poter compiere, e trasmettere questo anche ai familiari, perché poi la comunicazione del dolore, la comunicazione della malattia, la comunicazione della diagnosi è qualcosa che va espressa in maniera comprensibile anche ai familiari, perché ci sia la possibilità di una alleanza completa con quella che è la cosiddetta scelta che viene fatta momento per momento di bilancio rischio-beneficio, perché ogni procedura, dalla più semplice alla più complessa, espone il paziente in una struttura sanitaria a un rischio, ma di fronte all'attesa di un beneficio più grande, più importante, quale può essere quella della guarigione ad esempio, ma anche quella del miglioramento della qualità della vita, questa alleanza produce degli esiti che sono quelli auspicati e che ovviamente in un periodo di pandemia si sono complicati ulteriormente per le condizioni di disagio della comunicazione, un medico che è un robot vestito come nei nostri cartoni animati anni 80, che entra in camera e non riesce a esprimere il proprio sorriso, la propria comprensione, la propria empatia, la propria vicinanza al paziente,
gioca utile tutto, tutte le arti che abbiamo. Ecco, dottor Carbonelli, proprio su questo, perché ci tengo a sottolineare questo aspetto, perché a volte, come dire, siete stati chiamati eroi, il personale sanitario italiano è stato candidato anche al premio Nobel quest'anno, insomma siete stati chiamati eroi, però poi a volte sembra che ci si dimentichi tutto quello che è successo in questi anni, mesi terribili. Lei giustamente fa riferimento alla difficoltà di comunicare, quasi all'impossibilità, che poi diventa, come dire, quell'alleanza di cui lei parlava con il paziente si spezza. Ma voi in tutto questo come vi siete difesi? Ecco, ci aiuti a capire quanto è stato difficile quello che è successo dall'interno degli ospedali. Guardi, è molto difficile spiegare, voglio dire, il concetto di sentirsi eroi. A me non è mai piaciuto moltissimo il concetto del medico eroe. Io penso che sia importante sentirsi professionisti, una struttura sanitaria preparata, disciplinata, organizzata come Casa Sollievo ha dato agli operatori la possibilità di sentirsi professionisti, professionali, preparati, in grado di fronteggiare un nemico invisibile. Sì, ovviamente c'è bisogno di molta sofferenza personale, c'è bisogno di dimenticarsi, voglio dire, la fatica, il sudore che scivola lungo la pelle o il vento freddo che ti asciuga il sudore di un'armatura di plastica non idrotraspirante. Quindi il concetto dell'essersi sentiti eroi, sì, sicuramente ci ha dato gratificazione poter aiutare la comunità locale, poter rappresentare il baluardo per quello che era il rischio più importante paventato, cioè il fallimento dell'offerta sanitaria, cioè che gli ospedali potessero avere delle file di ambulanze fuori dove non eravamo in grado di accogliere i pazienti. Per noi era davvero un dramma. Lavoravamo minuto dopo minuto per cercare di dipanare i dubbi diagnostici e liberare posti letto quando possibile per poter accogliere gente che in quel momento contemporaneamente centinaia di persone si rivolgevano alle strutture sanitarie. Professionisti, eroi no, sacrificio sicuramente che è poca parte rispetto a quello che è il sacrificio di chi invece era sdraiato sul letto chiedendo aiuto. Ci tenevo, dottor Carbonelli, a sottolineare questo aspetto perché, padre Franco, rivolgo anche a lei la domanda. Tutto questo non può essere dimenticato perché abbiamo sentito tanta retorica anche ne usciremo migliori, però insomma intanto speriamo di uscirne definitivamente innanzitutto. Però tutto questo non può e non va dimenticato, no? Intanto nelle parole che ha sottolineato il dottor Carbonelli, soprattutto riferendosi al termine eroi, ecco, credo che abbia sottolineato come in quel momento utilizzammo molta retorica. Ora, la retorica a volte può essere anche utile per dare un po' di fiato, soprattutto in momenti di estrema urgenza e quando non si vede una soluzione. Ma non è la retorica quella che dà le soluzioni e che fa la storia e che educa la storia. Ciò che fa la storia e educa la storia è sapere fare memoria, è sapere accogliere dalla situazione quello che la situazione ci sta dicendo ed insegnando. E quindi la si porta poi nel futuro e diventa occasione per migliorare, per cambiare, insomma, si impara e si va avanti. Ecco, quindi passiamo veramente dalla storia alla memoria come custode, ecco, di una esperienza che ci educa al futuro e in questo caso ci educa a salvare le vite nel futuro. Vedo che il dottor Carbonelli annuisce ad ogni sua parola e immagino che sia pienamente d'accordo, no? Molto d'accordo, proprio esperienza, appunto, capacità di comprendere, di custodire queste memorie di una condizione di fronte alla quale nessuno aveva mai pensato di trovarsi e prendere energie per la sofferenza che è stata anche sofferenza di curare i propri familiari, essere garante di una comunicazione rispetto a notizie gravi
che capitava di dover fare, e quindi fare anche, voglio dire, ancora una volta la prova nel corpo e nel sangue di che cosa significa guardare il Cristo che è nel paziente, che è nell'altro, di cercare appunto di medesimarsi per essere al suo servizio. Ecco, allora togliendo la retorica, uscendo dalla retorica, non usiamo la parola eroi, però possiamo certamente dire, ribadire, sottolineare, affermare che i medici sono stati davvero tante cose insieme, si sono sostituiti ai familiari, sono stati davvero presenze preziose e anche unici punti di riferimento in mezzo a una sofferenza che è stata devastante, che ha travolto tutti. Allora, dottor Carbonelli, grazie per essere stato con noi. Noi, allora, come abbiamo fatto prima con il direttore generale, attraverso di lei, gli auguri di buona Pasqua a tutti voi, a tutto il personale sanitario di Casa Sollievo, e anche il ringraziamento ancora una volta per il lavoro che fate. Grazie, gli auguri a tutti, un abbraccio. Grazie. Allora, a proposito di medici, padre Franco, noi continuiamo anche con testimonianze che dal presente ci portano al passato. Casa Sollievo è diventata grande anche grazie al supporto e a quello che hanno costruito i tanti medici, i primi medici che sono venuti proprio a San Giovanni Rotondo. A loro è stato dato proprio il compito di creare interi reparti. Allora, ascoltiamo insieme la testimonianza del dottor Pretto, che creò proprio il reparto di otorinolaringoiatra. Guardiamola insieme. E io ovviamente, come sa chi per la prima volta fa un intervento chirurgico, ero pieno di problemi, di difficoltà, di tentennamenti, di decisioni. Beh, vabbè, insomma, fatto sta che una volta, una mattina, devo fare un intervento per la prima volta, un intervento di laringectomia. E dopo tanto fatica, eccetera, e sudore, ho fatto questo intervento. Uscendo dalla sala operatoria, ho incontrato la moglie di questo signore. E naturalmente, mettendo le mani avanti un poco, io ho detto: guardi signora, che potrebbe esserci questa complicanza, quest'altra complicanza. Ovviamente era una precauzione che in anticipo. E mentre io parlavo e dicevo e raccontavo la tiritera dei vari sintomi che ci potevano essere dopo questo intervento, guardavo in faccia questa signora e la vedevo serena, distaccata, ma come... Cioè, quasi quasi da preoccuparsi che lei non, cioè, che non volesse bene a suo marito, primo pensiero. E se non che poi alla fine del mio discorso questa signora dice: ma dottore, ma non si preoccupi. E dico: come non si preoccupi? Ma sì, io ho sentito il profumo di Padre Pio. Questa cosa mi è rimasta così in mente e in testa, che da lì è partito subito un certo tipo di discorso, cioè la sensazione di essere protetti. E non era la mia sola, Essere protetti, no? È molto carino questo episodio, e tra l'altro è significativo, e tra l'altro è uno tra i tanti, perché ne abbiamo sentite tante di queste storie. Fa parte dei particolari di cui parlavamo all'inizio, insomma, e credo che nella storia ormai di quasi 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, di particolari simili ce ne siano tanti, e che assicurano senza dubbio la protezione di colui che l'ha voluta. E magari più di chi ci lavora è avvertita da chi arriva e sceglie magari Casa Sollievo, proprio perché è la casa ospedale voluta da Padre Pio, e quindi che fa sentire un profumo particolare di sollievo, di speranza e di amore. Anche nelle persone che ci arrivano, non magari con persone che non hanno magari una fede così sviluppata, oppure non sono abituate a pregare nella loro vita, non necessariamente credenti, non necessariamente cattolici, però abbiamo testimonianze di come anche in quelle persone che arrivano così, senza avere, diciamo, magari questo bagaglio che può dare sollievo alla sofferenza, in qualche modo poi ne escono cambiate. Poi vedremo anche, questa è un'anticipazione su una testimonianza che ascolteremo più tardi. Però a proposito di questo, quanto, padre Franco, la fede aiuta a sopportare la sofferenza? La sofferenza, lo abbiamo ascoltato dall'intervento di Papa Benedetto, dal discorso che era molto diverso da quello di Papa Giovanni Paolo II.
segno della formazione stessa di Papa Benedetto, il Papa teologo, il Papa filosofo. Fondamentalmente la sofferenza è un bivio, è una cesura incredibile, dove la fede può essere di aiuto e può salvare, ma nello stesso tempo molte volte si può anche perdere la fede attraverso la sofferenza. E non, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, perlomeno si può perdere in quel momento, ci sembra che in quel momento, di essere abbandonati da quel Dio o da quella fede che abbiamo percorso e tenuto con noi per tutta la vita. È il mistero fondamentalmente della croce del Signore, oggi è Venerdì Santo, e di quel grido: Padre mio, perché mi hai abbandonato, che è sulla croce. Ecco, Gesù assume in qualche modo proprio questa situazione di bivio, di cesura della sofferenza, proprio rispetto alla fede e al rapporto stesso con Dio. Mi può portare, ma me la può anche apparentemente togliere. Ma è la certezza da credente, è quella di dire che comunque il Signore non è assente, continua a rimanere lì e continua a donare una fede che magari sboccerà chissà quando, chissà, magari al momento della morte. Lei ha fatto riferimento a Giovanni Paolo II, a Benedetto XVI, due papi che hanno avuto anche, diciamo, dei codici comunicativi, se così possiamo dire, anche un approccio, diciamo, molto diverso. Ancora diverso è quello di Papa Francesco. E allora lo ascoltiamo insieme, così capiamo anche in che modo sono diversi anche nel modo di comunicare i pontefici che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Ascoltiamo insieme Papa Francesco. Sappiamo cercare Dio là dove si trova? Che qui c'è uno speciale santuario dove è presente, perché si trovano tanti piccoli da lui prediletti. San Pio lo chiamò Tempio di preghiera e di scienza, dove tutti sono chiamati a essere riserve di amore per gli altri. È la casa sollievo della sofferenza. Nell'ammalato si trova Gesù, nella cura amorevole di chi si china sulle ferite del prossimo c'è la via per incontrare Gesù. Chi si prende cura dei piccoli sta dalla parte di Dio e vince la cultura dello scarto, che al contrario predilige i potenti e reputa inutili i poveri. Chi preferisce i piccoli proclama una profezia di vita contro i profeti di morte di ogni tempo, anche di oggi, che scartano la gente, scartano i bambini, gli anziani, perché non servono. Ecco, Papa Francesco ci ha abituato, come dire, a interrogarci, ci scuote sempre, no? Con le sue parole. E ci scuote la cultura dello scarto a cui fa riferimento, sì, in particolare. Con il suo stile fuori campo. Esatto. E con rispetto agli altri pontefici a cui eravamo abituati, che stavano normalmente... Con Giovanni Paolo II era già capitato, pensiamo ad Agrigento, per dire, alla Valle dei Templi. Però è normale, ecco, che Papa Francesco nel suo presentarsi e parlare, annunciare, esce fuori campo, e sono quelli i momenti in cui credo il suo cuore, il suo messaggio si fa più chiaro e più comprensibile e abbordabile a noi. È dall'inizio del pontificato che continuamente insiste sulla cultura dello scarto come segno, ecco, della nostra epoca, e quindi come cultura da disfarcene, da mettere da parte, da riconoscere e da saper vincere, mentre la cultura vera è quella dell'accoglienza e non è quella dello scarto, ed è dell'accoglienza a tutti i livelli e a tutte le età e in tutte le situazioni. Non c'è persona che
che possa essere scartata dal concepimento alla morte naturale, e non c'è ambiente che possa essere considerato inutile e fuori posto su questa terra. L'enciclica Laudato Si chiarisce bene che cosa significa ecologia integrale, che mette insieme tutto quello che è lo scarto di un pianeta e di una madre terra abbandonata con quella che è lo scarto di una umanità sofferente e lasciata per conto suo, perché non interessa, perché non fa PIL, perché non fa business, a favore semplicemente di una economia ormai distruggente, che favorisce chi ha e non chi ha invece ha bisogno di essere accolto. E di fronte a questo dramma, a questa piaga, a questa ferita appunto della cultura dello scarto, noi raccogliamo e abbiamo raccolto anche le testimonianze invece di chi, come sottolineava anche Padre Franco, è accanto a chi soffre. E lo dicevamo in apertura all'inizio, si può essere accanto alla sofferenza in vari modi. Diciamo che in Casa Sollievo, in questo caso andiamo nel reparto di pediatria oncologica, che fu proprio il reparto, l'unico reparto che visitò Papa Francesco, sì, quando venne qui a San Giovanni Rotondo, non a caso. Si cerca di essere vicini ai piccoli ammalati davvero in tantissimi modi. Allora scopriamo insieme uno dei tanti modi per essere accanto a chi soffre. Guardiamo insieme la testimonianza di Mino D'Annunzio, uno dei clown che appunto operano la clown terapia nel reparto di pediatria oncologica di Casa Sollievo della Sofferenza. Noi lavoriamo qui a Casa Sollievo della Sofferenza dal 2004, quindi tecnicamente ad aprile dell'anno prossimo compiamo 18 anni e quindi siamo diventati quasi maggiorenni, cioè nel senso che fra qualche mese spegniamo 18 candeline. Quello che noi facciamo è un servizio di clown terapia professionale, dove seguiamo i bambini oncologici, prima del Covid anche quelli pediatrici, e soprattutto la famiglia in generale, comunque anche il genitore che accompagna, che sia la mamma o il papà, il percorso di ricovero del bambino. Noi cerchiamo, in buona sostanza, di rendere, facciamo in modo che la degenza o il periodo che un bambino passerà in pediatria oncologica, facciamo in modo che questo periodo sia quanto più, tra virgolette, normale possibile. La cosa che mi ha colpito di più è che tutte le storie, tutte, vengono usate parole tipo speranza, fede, bisogna crederci, non mollare mai, che sono tutte, cioè, è tutto immateriale, se vogliamo, cioè non c'è qualche cosa di materiale in tutto questo. E questo che cosa ci ha fatto capire? Quanto per loro la speranza e appunto la voglia di vivere sia un elemento fondamentale, perché veramente tutti quanti, sia i genitori che i ragazzi che potevano appunto scrivere, i bambini no, tutti e non si sono neanche parlati, quello che loro trasmettono a chi verrà domani ricoverato in pediatria, in oncologia, loro dicono tutti questa cosa che li accomuna: bisogna avere fede, bisogna avere speranza, bisogna crederci, bisogna non mollare mai, e questa cosa veramente ha accomunato tutte le storie. L'abbiamo visto anche, Padre Franco, nella foto con i clown in corsia di Casa Sollievo della Sofferenza, Pasticcio e Marrangio, e che sono appunto accanto a dare davvero un grande sollievo ai bambini del reparto di pediatria oncologica. E accanto a chi soffre, lo dicevamo, lo ricordiamo e continueremo a ricordarlo, si può essere in tanti modi. Allora andiamo subito a salutare chi quotidianamente è chiamato ad essere accanto a chi soffre. Mi fa molto piacere questo ritorno, Suor Cristina Pievani, madre superiora delle Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù di Casa Sollievo. Buongiorno Suor Cristina, bentornata. Buongiorno a voi, buongiorno tanto.
Intanto ti vediamo finalmente senza mascherina, noi qui in studio siamo costretti a tenerla e voi invece fortunatamente lì in collegamento, isolati, potete toglierla, però i nostri telespettatori che per tanti mesi ti hanno visto mascherata ora scoprono il tuo viso finalmente, il tuo bellissimo sorriso. Allora, Suor Cristina, quanto le suore di Casa Sollievo siano di sostegno e siano importanti per gli ammalati, non so se chiederlo a te che sei sicuramente di parte o se rivolgere la domanda a Padre Franco. È meglio chiederla agli interessati. Agli interessati, mi dice Padre Franco. E allora, Suor Cristina, a te la domanda: quanto è prezioso il lavoro delle suore che proprio Padre Pio volle accanto agli ammalati? Vado tante a rispondere così. Allora, io penso che quello che ci dice spesso Padre Franco come religiose valga soprattutto per noi, e che il nostro specifico è la profezia. È chiaro che c'è stata un'evoluzione da quando San Pio ci ha chiamato qua. Allora eravamo veramente anche responsabili dell'attività e tutto, adesso questo è molto diminuito. Però continuiamo ad esserci e continuiamo a dare quella profezia, quel segno che Dio sta accanto ai malati e sta accanto a chi sta accanto ai malati e condivide la loro sofferenza, a volte è segnato pesantemente dalla sofferenza che vede e che non riesce a combattere, soprattutto quando non riesce a vincere. E il nostro stare qui ha questo grandissimo senso di dire che Dio c'è, che non scappa, non lascia solo chi sta affrontando dei momenti molto difficili della sua vita. Padre Franco prima parlava della fede. Secondo me uno dei motivi per cui uno riesce a conservare la fede nella sofferenza è se riesce a sentire qualcuno accanto a sé che gli dice ti voglio comunque bene, ti sto comunque accanto. E quindi il nostro compito è anche questo. Accompagnare. E vi viene in aiuto anche il carisma però della vostra fondatrice, ovviamente. Noi siamo apostoli del Sacro Cuore e il cuore che oggi si apre e si squarcia sulla croce lo fa proprio per dire ad ogni uomo che lui stirà accanto fino in fondo e anche oltre il fondo, perché anche oltre la morte. E quindi siamo qui per dire che è vero che quel cuore non scappa di fronte all'uomo che soffre, all'uomo che ha paura, all'uomo che affronta la morte. Poi, Suor Cristina, in questi mesi che abbiamo trascorso insieme anche qui nei nostri studi abbiamo capito, ascoltando le varie testimonianze, adesso ascolteremo anche uno stralcio di una mamma, che una storia che ci hai raccontato proprio tu, che ci hai portato proprio tu, di quanto la preghiera diventi per tutti davvero uno strumento, è proprio forse il termine è esatto. Perché strumento? Ecco, spiegacelo meglio tu. Perché la preghiera è il momento in cui noi, soprattutto se è una preghiera vera dove, come diceva anche quella mamma, non soltanto chiediamo ma anche ascoltiamo, veramente possiamo percepire quanto Dio ci sta accanto. E anche quando Lui non risponde esattamente con quello che gli stiamo chiedendo, è perché è chiaro che partiamo con la richiesta della guarigione, no? Però risponde con la forza, col coraggio, con il conforto. E chi prega si accorge che ha questa risposta e che Dio gli cammina vicino. E allora è chiaro che aiutare le persone a pregare vuol dire aiutarle ad andare alla fonte. Vuol dire non dargli il pesce, ma insegnare a pescare. Grazie Suor Cristina, certo, come no, c'è Padre Franco fuori che vuole campo. Intervenire, ci mancherebbe. Un intervento fuori campo. Allora vorrei dire che le suore di Casa Sollievo, figlie di Madre Clelia, sono delle cardiologhe, quindi la loro profezia e la loro funzione carismatica in Casa Sollievo e nei vari ospedali, insomma, ma anche nelle altre attività, è quella di essere delle cardiologhe, coloro che curano il cuore. E non con i bisturi della medicina, con gli strumenti che la scienza giustamente ci mette a disposizione, ma con quel bisturi invisibile, ecco, che arriva ad un cuore più grande che il cuore di Dio, che quindi è la preghiera e la vicinanza. Ecco,
Mi sembra che questo servizio a Casa Sollievo, da quando Casa Sollievo esiste, la Congregazione delle Suore di Madre Clelia l'abbia sempre mantenuto e ne abbiamo veramente bisogno e continueranno, credo, a farlo. Mi colpiscono le suore più anziane che hanno anche conosciuto Padre Pio, insomma sono rimaste poche ma alcune ci sono, che hanno il continuo desiderio di essere lì accanto al malato, vogliono mettere il loro cuore accanto all'altro cuore, che è poi il cuore di Dio. Insomma, Papa Francesco ha detto, quando andate a cercare Dio lì dov'è, Dio è nei piccoli e nei sofferenti. Certo che il lockdown, la chiusura, il Covid ha rallentato e ha sembrato quasi bloccare, ecco, questo sforzo del cuore, questa opera cardiologica del carisma di Madre Clelia attraverso le suore, però lo ha reso ancora più evidente e necessario. Adesso, come dire, Suor Cristina, è tutto alle spalle quel difficile anche periodo di chiusura, quindi immagino che le facciano anche piacere le parole di Padre Franco, insomma, di come giustamente ha voluto sottolineare, ecco, l'importanza della vostra presenza lì in Casa Sollievo. Sicuramente, e speriamo di continuare a poterla fare veramente con tutto il cuore. E di poter anche magari fare qualcosa di più, quello che Dio vorrà e ci permetterà. Padre Franco la prende in parola, su quel qualcosa di no, più. È Padre vedo Pio, che, è Padre Pio. Vedo che è felice, sorride, quindi insomma speriamo davvero. Suor Cristina, grazie per essere stata con noi, un saluto a tutte le sue consorelle, un augurio davvero di buona Pasqua a tutte voi. Anche a voi. Tanti saluti anche a tutti gli spettatori. Che saranno certamente felici di averti rivisto. Grazie ancora e prima anticipavamo la testimonianza di questa mamma che ci racconta l'importanza non solo della forza della preghiera, ma qui è importante anche, ecco, quello che diceva proprio Suor Cristina pochi minuti fa, cioè quell'essere vicini, quell'accompagnamento che avviene anche tra mamme ed è davvero straordinario. Ascoltiamo. Premetto, sono una mamma che mi è arrivata in reparto un po', ecco, non ero una persona abituata a pregare tutti i giorni e quindi avevo un rapporto un po' freddo, diciamo, con la fede. E del reparto ho imparato a pregare, me l'hanno insegnato le mamme come me, che mi hanno praticamente trascinata dalla stanza e portata ogni giorno a recitare il rosario con la mitica suora Angelina. E hanno trasformato per me questo in un momento veramente di una coccola, ecco, ogni giorno c'era una coccola per me ed era un momento di sollievo estremo che mi ha aiutato ad affrontare i momenti più difficili. E me l'hanno insegnato alcune mamme in particolare, poi ironia della sorte sono alcune mamme di angeli, cioè di ragazzi e di bambini che dopo una dura lotta non ce l'hanno fatta. Io questo legame fortissimo con queste mamme perché mi hanno davvero trascinata fuori dalla stanza, perché quando sono arrivata in quel reparto, quello che mi ha colpito, la prima sensazione è stata proprio la, per me, l'inspiegabile armonia e serenità dei genitori, nonostante la sofferenza, nonostante il dolore estremo, l'ansia, l'angoscia, io vedevo tutti molto uniti, anche inclini, anche non mi fraintendete, a festeggiamento, ogni piccola occasione era giusta per stare insieme, per festeggiare i singoli piccoli momenti, piccoli traguardi. Quindi a me questa cosa all'inizio mi ha quasi infastidito, poi piano piano ho capito che era la chiave, per andare avanti, per sopportare un dolore così grande. E in quel reparto io ho conosciuto del personale fantastico, specializzato, che ha curato la mia bambina, ma soprattutto ho conosciuto una grandissima famiglia che anche attraverso la fede ci ha sostenuto e ci sostiene ancora. Ho avuto dei segni nella mia vita che mi hanno spinto a credere che non siamo soli, ecco, che quello che succede non è casuale. Ecco, io non ho mai accettato la frase arrivano le croci alle spalle forti, no, semplicemente il Signore ci aiuta a superare, ad affrontare nella giusta chiave quello che ci succede nella vita, che non sempre ha un senso, ecco, perché come spiegare a una mamma che perde un figlio che questa cosa abbia un senso? Non ce lo può avere, bisogna solo avere la forza di affrontare
questo dolore, io penso questo. Ecco, questa è una testimonianza secondo me molto significativa, Padre Franco, perché intanto è proprio Suor Cristina che nel programma ci mise appunto in contatto con questa mamma, perché ci sono degli elementi a proposito di retorica che vanno fuori completamente. Una testimonianza diretta che ci dice che cosa? Uno, lei trovava quasi assurdo che in tanta sofferenza le mamme potessero pensare ad andare a recitare il rosario piuttosto che organizzare la recita, momenti insomma di... E invece poi ha capito che quella era la chiave. Due, anche la cosa che dice alla fine, no? Questa cosa che si sente dire ogni tanto, Gesù manda le croci a chi può portarle. Può sopportarle. Giustamente lei dice non può essere questa una chiave di lettura, no? Beh, innanzitutto direi che la prima parte della testimonianza di questa mamma conferma una delle immagini che Padre Pio utilizza per la sua casa, per Casa Sollievo della Sofferenza, quando dice che sarà tempio di preghiera e di scienza e mette insieme quindi l'anelito a Dio e lo sforzo umano di ricerca per vincere le malattie, per alleviare la sofferenza. Ce l'ha detto con chiarezza. Quindi è segno che questa vocazione, ecco, che Padre Pio ha visto quando ha generato, ecco, Casa Sollievo della Sofferenza, questa opera, dopo decenni e decenni, a 50 e più anni dalla sua morte, continua ad averla, continua in qualche modo a dimostrarlo, di essere tempio di preghiera e di scienza. Normalmente la prima parte non lo sottolineiamo molto, ma è ancora così. Il resto, certo, è il dramma della sofferenza. Anch'io credo che non siano parole false quello di dire che Dio mette sulle spalle le croci e poi lo fa in base alle capacità di ognuno di portarle. Sono convinto che Dio non mette sulle spalle a nessuno le croci, anzi se l'ha messa sulle spalle a qualcuno, l'ha messa a se stesso, a suo figlio. Ecco, proprio per alleviare le nostre, perché la debolezza, la fragilità, la creaturalità è così e quindi ha con sé il limite, e il limite tante volte diventa dolore, diventa sofferenza, diventa aggressività, diventa peccato, diventa tante cose. Ecco, e insieme dal punto di vista della redenzione le chiamiamo croci. Poi credo piuttosto che nessuna croce, se in qualche modo fatta attraversare dall'incontro con Gesù, ecco, possa essere portata. Ed è per quello che si spiega a volte su persone che vivono situazioni di sofferenza enorme, trovare ancora il sorriso e la capacità di comunicare speranza, perché non dobbiamo mai dimenticarci che ci sono tanti e tanti ammalati e sofferenze che comunicano speranza a coloro che invece sono in perfetta forma di vita fisica esteriormente. E questa è un'altra ovviamente testimonianza di carità, di fede, certo, di amore. Noi, Padre Franco, la ringraziamo per essere stato con noi in questa lunga diretta. Grazie a voi. Ci ha fatto voi davvero molto piacere questo Venerdì Santo aprire questa finestra importante. Grazie davvero, e anche a lei un augurio di buona Pasqua da parte mia, da parte sicuramente di tutti quelli che ci stanno seguendo, che però la rivedranno ovviamente in diretta su Padre Pio TV nelle varie liturgie, in varie insomma occasioni e in queste giornate che ci portano alla Pasqua. Grazie davvero, Padre Franco. Grazie, buona Pasqua e pace e bene, come diceva Padre Pio attraverso San Francesco. Speriamo ecco che di pace una Pasqua di pace e si arrivi alla tregua pasquale, ecco, come ci ha invitato il Papa. Noi ci preghiamo per quello e accogliamo. Buona Pasqua. Grazie, Padre Franco. Grazie a tutti voi per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani. Buon proseguimento di giornata a tutti.